Buongiorno ragazze, come state? Con me Filippo. Oggi siamo a Roma Est perché praticamente c'è Silvia Vaiana, io ormai le chiamo Vaiana, che niente, mi ha chiesto di vederci e di conseguenza ho detto vabbè, andiamo a Roma Est visto che ieri ha piovuto, anche se oggi c'è il sole. Comunque ci prenderemo un caffè, adesso gli presento, vi faccio conoscere anche mia sorella che mi accompagna sempre in queste avventure, no, in realtà perché siamo sempre insieme. E nulla, dobbiamo andare a fare un giretto da Primark, qui c'è anche Isabella che dorme, Filippo invece è un po' discolo oggi. Sei discolo? Queste sono le espressioni, fa le espressioni come mio padre, l'amore di mamma. E quindi niente, me lo ricorda, qualora oggi non ci pensassi, adesso me lo ricorda. Ah no, Isabella si è svegliata in realtà. Comunque Filippo ragazzi l'ho lasciato a piedi nudi con i suoi rotoli, perché lo vogliamo dire? Si butta sempre i pedalini per terra. Anna, certo, ho detto che li levo perché stanno raccogliendo le sporcizie di Roma Est. Dopo la psicoterapia che ci ha fatto Silvia, siamo da Primark. Aspetta, la psicoterapia pure che abbiamo dovuto subire Filippo, che non si addormentava mai. Comunque siamo al reparto Disney perché lei è patita, ma la cosa più bella è mia sorella. Cioè, ti devi fermare. Io stavo andando al reparto bambini. Lei faceva, devo prendere delle cose da Primark, mia sorella. Io sono tarata. Comunque guardate che carini questi outfit, però giusto per Silvia, perché tra le tre non si salva nessuna delle due. Nel reparto donna c'erano veramente tantissimi sandali molto molto belli, di tantissimi colori, perfetti anche secondo me per le cerimonie, anche delle ciabatte basse, molto carine e colorate, veramente ottime per tutti gli outfit. Anche nelle pochette ho trovato veramente delle cose sfiziosissime, così come nel reparto ciabattine ce ne sono di tutti i tipi, non so perché a me piacciono anche i calzini. E poi mi ero innamorata veramente tantissimo di questo zainetto di Stitch o anche questo di Minnie, insomma sì. Ce ne sono veramente tanti, se come me amate gli zainetti ne trovate di sfiziosi. E le borse da mare ce n'erano veramente tantissime, in paglia, insomma con questo stile veramente graziosissime. Quando dico che sono povera ragazzi è perché io comprerei tutte queste cose. No, è fantastico, uno mette pure le gambette sotto, hai capito? Poi so la pianta finta. Comunque sanno proprio di anguria, ma quell'altro è limone? Saprà di limone secondo te? Vediamo, vai Silvia che ci dice. Sa di limone? No vabbè, senti, una cifra. È buono? Un po' tanto, eh. Vabbè, ma tanto non penso che... No vabbè, eccolo, guardalo, che carino. E poi basta aurora così. Mamma mia. E dura due giorni e poi il limone è morto. Anche nel reparto decorazioni di casa c'erano delle cose davvero molto belle, a me piacciono tantissimo queste, in più anche piatti, tazze, questi porta pranzo, ma anche trovate tantissime cose a tema Pokémon. Ragazzi, ovviamente ho acquistato da Primark, appena arrivo a casa vi faccio vedere. Nel mentre sono andata a prendere anche Aurorina. Comunque ragazze, stamattina facevano 14.000 gradi, io mi sono anche ustionata al braccio del guidatore. Claudio ha montato, Elsa e Anna, che ho comprato da risparmio casa, il parasole, e sembra molto carino. Comunque niente, adesso è iniziato a diluviare, noi abbiamo deciso di portarlo a un parco giochi perché sono 3 giorni che glielo diciamo, al chiuso, dove solitamente qua ci fanno 3.000 feste, quindi non so se riusciremo a vloggare onestamente. E niente, poi appena arrivo a casa vi faccio vedere quello che ho comprato da Primark. Comunque nonostante il tempo osceno fa caldissimo. Andiamo che deve piovere mo, eh. Sta per piovere, cucciolo, entriamo dentro. Guardate che brutto il tempo, cioè proprio aiuto. Eccola, sei pronta che ora arriva pure mamma? Cosa mi tocca fare per Aurora? Via! Di nuovo mamma. Vai Aurora, vai vai, sali sali sali. Aurora arrivo. Aiuto. Wow. Chi è quello, Filippo? Non ci potrò venire io qui dentro. Ta 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 ta, via. Allora, voi pensate che lui tipo sia comandato da me tutto quanto? In realtà la sua indole è quella proprio, come si può dire, di sacrificio.
Lei si è accappottata. Ma che bravo, guarda. Che bello spirito di sacrificio. Guardate il sacrificio di Valerio. Comunque raga, quei cosi fanno male ai piedi. Mia figlia è una supereroina che ce la fa, eh. L'agilità invece di mio nipote. Guardate come ridono. Sta sbellicata. Sì, si stanno sbellicate alle risate, tutti e due. Comunque Filippo si è svegliato, che dormiva. Eccoli, buongiorno. E qui c'è Isabella, la bella della zia, che praticamente mia sorella sta facendo il preventivo per fare la festa qui, credo, o da un'altra parte, e quindi insomma gli serve la brochure informativa. E noi siamo con 5 bimbi. Uepa, in realtà Valerio sta con 2 e noi con altri 2. Direzione casa. Ti sei divertita? Eh? Parlo con te, eh? Ti sei divertita? Sì. Tutta sudata. Ok, cinture. Ragazze, dal parco giochi alla cena. Aurorina mangerà la pasta al sugo. Invece noi siamo per mangiare cetrioli e il burrito di Prozis. Questa è la confezione, tra l'altro ho appena letto che è fatta a mano, non lo sapevo. Ho appena fatto un ordine di Prozis e a saperlo l'avrei presi, ma appunto l'ho fatto con il buono che mi danno loro mensilmente. Adesso credo che magari faccio un piccolo ordine da una 50ina di euro. Di solito io faccio così, con il budget loro praticamente la seconda settimana del mese faccio un ordine per riprendere un po' tutto, poi verso la fine del mese o l'inizio del mese successivo con i miei soldi mi compro le cose o che mi sono piaciute di più o che mi servono di scorta. Ragazze, chiaramente il giorno dopo, e volevo farvi vedere cosa ho preso da Primark. Tra l'altro ci tenevo a risalutare Silvia, un bacione tesoro. Allora, mi sono comprata questo, che come avete visto c'erano tantissime cose di questa linea con le angurie, i limoni, molto carino. Questo è un soprammobile pagato semplicemente 4 euro, sono piantine grasse, finte, che io ho deciso di mettere un po' per le summer vibes o in giardino o comunque sopra a una pensile che ho da questo lato. Poi ho comprato questa qui, che è una borsettina diciamo tracollina piccolina della linea di Hello Kitty. Vi dico solo che Aurora, quando l'ha vista, me la voleva fregare. Questa l'ho pensata come porta cellulare. Adesso, avendo 2 bimbi piccoli, io giro semplicemente con la borsa del cambio che appoggio al passeggino e là ci vado a mettere il portafoglio cellulare, solo che ogni volta è scomodo da andare a prendere, quindi ho pensato di prendermi la tracollina, così almeno la metto insomma addosso e con semplicemente il portafoglio e il cellulare. A 2 taschine c'entra anche magari, che ne so, un rossetto, lucidalabbra. Poi questo colore è molto carino per l'estate e facendo così almeno ho tutto a portata di mano. Il colore è un po' pazzerello, sicuramente che non si abbina un po' a tutti i vestiti, però sinceramente mi piaceva e l'ho pagata 10 euro. A 55 centesimi ho comprato delle maschere. Allora, questa è smoothing, quindi comunque idratante e lisciante, e all'interno contiene niacinamide e pesche. La confezione è questa, mentre l'altra è con tè bianco, lotus, quindi fiori di loto. E il packaging è questa. Queste sono carine, anche se dovete fare magari un pacchettino a una vostra amica, gliele inserite. Ah no, scusate, ce ne sono altre 2. Guardate, e sono allora questa, che mi ispirava tantissimo, vabbè, ringiovanente, che è praticamente al Korean Yuzu, che è praticamente il limone. Dovrebbe essere il limone, mi sembra. Vabbè, comunque questa qui sono tutte vegane, coreane, vanno tenute in posa 15 minuti. Sinceramente per 50 centesimi l'ho riprese. E questa è con la curcuma. Sono curiosa, mi ispirava. La curcuma è una spezia abbastanza forte, chissà come sarà l'odore. E poi ho preso come ultima cosa questi, che sono praticamente i wash brands.
Benz, vabbè, sono dei polsini rosa che vende anche Shein, questi a 2 euro, li ho pagati su Shein a 2 euro, prendete anche il set col cerchietto. Io sono piena di cerchietti, cercavo più che altro i polsini, e servono quando vi struccate, soprattutto se fate, vi dico la verità, la doppia detersione, perché se usate solo l'acqua micellare, insomma, è difficile che vi cada. Li mettete qui, così quando vi cade il prodotto, l'acqua non arriva al gomito, non vi bagnate i vestiti, e appunto sono comodissimi per 2 euro, insomma 1 euro a polsino, mi sembrava carino. Detto questo, vi saluterei e vi lascio alla giornata di domani. Ragazzi, buongiorno, come state? Io sono appena uscito da lavoro e sono a Viale Ippocrate perché devo tagliarmi i capelli, guardate la mia condizione. Ele sta con Betta a fare delle commissioni, io ho deciso di venire a tagliarmi i capelli, anche se tra 2 settimane devo ritagliarmeli perché c'è la comunione del piccolo Emanuele e il battesimo di Federico, tutti in un giorno, e dovremmo dividerci, vabbè. E comunque niente, adesso sono qui, mi taglio i capelli e poi ci aggiorniamo dopo. Eccomi qua ragazzi, dopo quasi un'ora di barbiere, capelli tagliati, però è top, e ho anche prenotato per venerdì 24, il giorno prima del battesimo della comunione. Adesso torno a casa, sperando che, non so se le sta già a casa o no, ma gli mando un messaggio, però prima devo passare a prendere una cosa. Buongiorno! È bello non andare a scuola e fare colazione al bar, Aurora? Lei è una patatona? È una patatona. E tu che cosa sei? E io che sono una busta di patate in promozione. E tu cosa sei, amore? Una principessa? Di zia. E mio figlio oggi è vestito da GTA Sant'Andreas. Comunque, in tutto ciò, mia figlia voleva per forza fare colazione col cornetto. Ma che cos'è questo doppio mento incorporato? Eccola, lei, 2 saccottini al cioccolato per rimanere giusta a dieta. Vero, ma perché sono piccoli? Io cappuccino. Allora ragazzi, non ci vediamo dal bar questa mattina, che praticamente mia sorella adesso si è fatta la stessa pettinatura di Aurora. Sono devastata, non mi vedi. Comunque, gli ho portato un po' di trucchi da selezionare. Ho ripreso questa scena perché una volta una di voi mi ha detto: tua sorella poverina c'ha 2 trucchi in croce, perché non glieli dai? Cioè, puoi dire che io ogni volta ti ridò? Non me li dà mai, ragazzi. Considerate che lei ogni tanto mi fa: vabbè, questo non me lo dà perché me ne dati già troppi. Questo profuma, però non è il mio colore. Vabbè, se non ve lo dice, ve lo dico io. Io sono una persona generosa. Non sono come quelle che si tengono tutto per sé, è vero, amore? Io e Filippo scioccati. Guardatela più di per accaparrarsi 2-3 trucchi, come si sta riducendo. Ti è piaciuto? Vabbè, lo levo un po'. Sì, sì. Sparso. Sembra la tavolozza degli artisti. Poi ho detto: guarda, loro hanno un cervello, io no. Io infatti sono indelebili, ma lei non ci crede, quindi va così. Adesso andrò con lo struccante e vediamo se è vero. Allora ragazzi, dopo che mia sorella si è scelta praticamente il make-up e i vari giri che abbiamo fatto stamattina, che vi dirò stasera perché adesso non mi va, devo ancora pranzare, sono tipo le 2, mi sono arrivati dei pacchi di Prozis, tutto quello che ho ordinato io. Sono 2, uno come sempre dei caldi, delle cose insomma che non devono stare nel pacco gelo, e uno è un pacco gelo. Partiamo da questo, che lo apro al volo. Questi prodotti sono in collaborazione, li ho scelti io ma non ho pagato. Come sempre vi ricordo il codice sconto MANNI10 per poter usufruire di omaggi e sconti ulteriori a quelli che già sono presenti. Vi lascio il link in descrizione. Se sentite battere, stanno mettendo il pavimento alla vicina, quindi mi dispiace, ma lo sentirete. Allora, rifornimento di gocce di cioccolato, queste sono zero sugar e sono vere gocce di cioccolato fondente, non come quelle che spesso si trovano nei supermercati, e vanno benissimo. Io le metto per fare colazione o nello spuntino pre-nanna, nello yogurt greco, zero stavo dicendo, non so perché. Poi a Claudio
Ho preso un po' di carne secca che la usa un po' in giro come spuntini oppure al lavoro. È un po' costosa, però è veramente buona. Ho voluto comprare questo che è il riso konjac, non l'ho mai provato. Ho provato gli spaghetti, mi sembra, sono un po' mollicci, però hanno solo 8 calorie per 100 grammi, quindi veramente, cioè, tu ti fai un piatto di pasta da 3 etti, tipo, non ci arrivi a mangiarli, un etto facciamo, e c'hai 8 calorie, quindi veramente pochissimo. Poi ho preso questo, che è la prima volta in realtà che lo compro, è un topping alle fragole, dovrebbe avere praticamente solo i zuccheri della fragola, eccola qui, e l'ho voluto provare. È la prima volta che lo prendo, quindi non vi so dire. Per fare un po' di ricettine a basso contenuto di carboidrati, ho voluto prendere la farina di mandorle, 2 etti. Voglio provare a fare qualche ricettina sfiziosa, e questo è vegano ovviamente, e niente, sono curiosa, sono iscritta a un gruppo su Facebook dove fanno tantissime ricettine sia dolci che salate con la farina di mandorle. In realtà potete anche comprare le mandorle e tritarle, perché la farina di mandorle ovviamente sono mandorle tritate, però per praticità, visto che ho 2 bambini e il tempo è quello che è, ho preso queste 2, cioè questa farina. Poi ogni volta che fate degli ordini su Prozis accumulate dei punti, e ogni tot di punti avete degli omaggi, e quindi ho selezionato 2 di questi che sono i miei preferiti. Li metto al posto delle gocciole di cioccolato, nello yogurt greco, lo potete spalmare sul pane, insomma come vi pare, ed è praticamente burro d'arachidi tritato con il cioccolato, oppure mia figlia ghiotta lo mette nello yogurt bianco. Poi ho preso sempre gratis questo qua, che non l'avevo mai preso, dice a basso contenuto di zuccheri, sempre con le nocciole e e il cioccolato. Questi mi sono venuti tutti gratis. E poi ho preso questo che è il Penout Choco Butter. Sono tutti diversi, hanno tutti sapori diversi, e il mio preferito, ragazzi, è questo, vi dico la verità, però siccome erano gratis li ho selezionati tutti. Questo in realtà non mi sembra di averlo provato. Questo sì, questo sa un po' più di proteine, vi dico la verità, questo invece è la fine del mondo. Mentre nel pacco del surgelato, eccolo qua, è pieno di queste buste che appunto consentono di essere surgelati ai prodotti. Infatti non so se lo vedete, ma c'è proprio il ghiaccio, e vi faccio vedere quello che ho preso. Per mia figlia ho preso il suo gelato preferito, vi dico solo che neanche si mangia quelli della Lidl, ma ormai il suo preferito è questo qua, che sarebbe tipo il double chocolate, ragazze, solamente che c'ha meno zucchero, è al cioccolato fondente e crema di nocciole. In ogni confezione ce ne sono 4 e ne ho presi 3. Così stiamo a posto per tutto il mese, perché non è che tutti i giorni lo mangia. Poi per me e Claudio, quando la sera arriviamo sfatti, ho preso un po' di cibi già pronti. La cosa bella è che c'hanno pure il contorno, ragazzi, ed è buono, non è tipo i contorni osceni, magari surgelati, che poi li vai a cuocere e non si cuociono mai. Quelli di Prozis in 8 minuti, 7 minuti al microonde sono pronti, e cioè sporcate solo il piatto, quindi è comodo anche sotto questo punto di vista. Comunque ho preso allora questo che ha 329 calorie ed è il pollo, mostarda, quindi sarà speziato alla senape, con i broccoli. Ne ho presi 2 confezioni, perché uno per me e uno per Claudio. Poi abbiamo questo che ha, pensate, solamente 280 calorie ed è fagiolini con petto di pollo, veramente pochissimo. E poi l'ultimo che ho preso è questo, che è salmone e broccoli, per mangiare anche il pesce. Pensate, questo qui solamente 319 calorie ed è come valori nutrizionali assolutamente ottimo. E poi vabbè, basta, ci sta quest'altro che era il pollo. E basta, questo è il mio ordine delle cose che ho comprato di Prozis, che ci andremo avanti comunque praticamente tutto il mese. Fatemi sapere voi cosa acquistate da Prozis, sono curiosissima. Adesso sistemo e pranzo. Siamo andate a prendere Aurorina e ci siamo fermati a Villa Ada con questo vento. Oh. Comunque solo mia figlia può trovare le nuove Crick Croc, si è inventata dei copia alla Pringles praticamente, e hanno fatto, non mi questa dico, quanto lo ho pagato qua. Io lo voglio sapere invece. Spara. Che so, 2,50 euro. Dai, di 4 euro. Madonna.
Calcola che mo tengo la confezione e gliele riempo quelle a casa. Tanto a mia figlia gli piace la boccia. Comunque niente, qui c'è Filippo vestito hawaiano. È vero amore di mamma? Che vorrebbe dire mamma? Però ancora non riesce, dice solo ma che cos'è questo? La coscia è solo per pochi. Mamma! Eccola la ballerina. Vi dico solo che Claudio mi ha detto andiamo a Villa Adda e ha esordito dicendo dove andavamo a fare i picnic con tuo padre. Perché non mi ricordo mai come si chiama. Ragazzi, allora non so se vi ricordate, se l'avete visto, io e Elvis qua siamo andati a Londra nel 2021 e insomma oggi Londra si ripete perché a Londra mi è toccato di da 6 euro di torta presa da Costa, torta al burro d'arachidi, 6 euro di torta agli scoiattoli, oggi stiamo dando 4 euro di crick e croc alle papere qua, anche se l'ho fermata, si è fermata da sola perché non si possono dare, quindi... Ma vedete quante sono ste, non so se sono carpe o trote, io non le capisco, ma sono enormi, non so se riuscite a vederle. Comunque non c'è scritto che è vietato. Sì, non c'è scritto, però sicuramente le patatine non è che siano il loro cibo preferito. No vabbè, però penso che ormai si saranno abituati. Ah vabbè, questo sì. Ragazzi, guardate che belli alberi in fiore. Ora se ci fosse mia suocera ci direbbe sono l'aspetto lì nul Uldurus nata, poi toccherebbe il tronco e sono capirebbe. Sono famosissimi, ma noi non li conosciamo. No, però sono belli, eh. E ci direbbe anche quanti anni hanno. Guardate che belli. Non so se si vede. Il dentro è tipo colorato. E lì c'è la figlia dei fiori. Guardatela. Vuole prendere i fiori, guardatela. Cucù! Che stai a fare? Bla 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 bla. Anche io. Vai. Che hai fatto tu, papà? Anche io, così. Vai. Aspetta, prima Filippo. Lo facciamo insieme te e Filippo? Prima Filippo. Eccolo! Hop! Io. Va bene. Aspetta, devi andare giù, eh. Wow! Ancora non hai finito. Oddio. Tieniti con le gambe. Ragazzi, state per vedere. Attenta, rileva. Togliti papà. Che mamma. Oh. Ragazzi, ci riprova. Perché ha dovuto mollare per via del vestito. Aspetta, vediamo adesso se l'è chiuso. Poi li fai tu. Vieni qua papà, vediamo mamma. Vediamo se. Se fa un epic fail o no. Addirittura si toglie la giacca. No, è per il vestito. Non si vede niente, l'hai chiuso. Guarda te, eh. Vediamo. Uno. Eccola. E mo come scendi? Guardate l'inciviltà dei romani, raga. Vai, canta. Vai, come fa la canzone? Perché la bibella dai. È proprio così. Let it go, let it go, la più bella. A tuo padre, a cattone. Oh, epic fail, papà. Comunque, proprio relax qua, eh. Non ci veniamo quasi mai noi. Ragazzi, ovviamente, fuori dopo da Villa Adda, c'è sì. Un piccolo parco giochi. Aurorina sta davanti a noi sui saltatanca. Sì, salta. I 4 euro meglio spesi, diciamo, Davide, esatto, la nostra. Sono i 4 euro meglio spesi. Però vi devo raccontare quello che è successo. Sono andato in cassa con lui in braccio e gli ho detto: guardi signora, vuole fare 20 minuti sul salta salta. La signora mi ha guardato malissimo. Come per dire, questo è pazzo. E ha fatto ma ha detto, lui. Ha fatto così, ha fatto ma. Ha detto no, lui, la bambina sta già là. Ah, Lorenzo ha finito il tempo. Lorenzo. E
No, lui è ancora piccolino. Vabbè, manca poco. Comunque questi sono tutti i miei baci. Dal salta salta è passato al saltarete. Saltarete con le palline. Ti colpisco! Ti colpisco! Dico! Ragazzi, siamo tornati da Villa Ada, siamo passati al volo da Eurospin e abbiamo fatto la spesa al volo, delle cose in realtà. Pesche, noci, avocadi e pomodori erano le cose più urgenti che ci servivano. In realtà eravamo andati per mirtilli e lamponi, ma erano finiti. Per Aurora abbiamo preso i milk snack, per noi due yogurt greci, poi uova, fiocchi di latte, ricotta, e Aurora ha voluto una spugnettina per lavarsi. E questa è la nostra cena. Grazie, buongiorno a una nuova giornata, quindi io direi di concludere al volo il video. Devo anche andare a fare una lavatrice e ci vediamo domani con una nuova giornata. Ciao!